Leggende Pokémon Arceus ha fatto fin da subito discutere tantissimo per la sua qualità a livello tecnico, e stiamo parlando ovviamente della grafica. Tant'è che ci sono ovviamente, come era prevedibile, delle mod che ovviano ad alcuni problemi del titolo. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere insieme qualche mod anche piuttosto particolare per Leggende Pokémon Arceus. In descrizione trovate tutti i link utili e anche qualche link di mod che non ho mostrato nel video per motivi di tempistica. Ovviamente come scaricare e installare queste mod è a vostra discrezione e sia chiaro non sono mod adatte per una console Nintendo Switch, perché se provate a installare queste mod nella vostra console opportunatamente modificata con un custom firmware di Nintendo Switch, beh la console potrebbe andare in surriscaldamento e letteralmente fondere. E non sto scherzando, quindi le mod vanno assolutamente provate con un emulatore. Gli emulatori più famosi per Nintendo Switch sono Yuzu e Ryujinx. Scegliete voi quale scaricare e Google è il vostro migliore amico. Detto questo, andiamo a vedere due mod in particolare, quella per una qualità migliore delle texture e opportunatamente in alta qualità, e la mod per il cielo, per le nuvole un pochino più belle da vedere. In descrizione trovate mod che possono essere più o meno divertenti in base al vostro tipo di umorismo, come ad esempio quando catturate un Pokémon dice Gacha Bitch, il famosissimo meme, oppure l'acqua che è un pochino più chiara, più limpida, fatta un po' meglio, un po' tanto meglio, magari gli alberi che si renderizzano in distanza, così come le montagne, non c'è più quel fastidioso riflesso che sulle rocce quando appunto camminate in giro per la mappa o sugli alberi. Quindi insomma il lavoro fatto è davvero davvero di alta qualità, ma ovviamente come è normale che sia, come tutte quante le mod, hanno dei piccoli bug che possono compromettere o meno la stabilità del gioco. Magari può succedere che un personaggio lo vedete deformato con una palette di colori diversa, i Pokémon magari che non hanno texture intorno agli occhi, insomma queste cose così, o nel peggiore dei casi, ma deve proprio essere grave, si chiude il gioco. Vi consiglio di provare queste mod se volete un'esperienza un po' più gratificante quando giocate a Leggende Pokémon, ma tenete conto dei bug, ok? Sia chiaro. Ad ogni modo il video termina qui, vi ricordo ovviamente che in descrizione link per Instagram e Telegram, oltre ai link delle mod, e Google è il vostro miglior amico su come scaricare e installare le mod sugli emulatori. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Bye bye!